Amici, bentornati su Pulizia Barca e oggi vi voglio parlare di un accessorio, perché noi con il secchio, quando abbiamo fatto la recensione del secchio della Lefate, quindi col combi box che potete vedere qui in descrizione, abbiamo inaugurato una nuova sezione che è quella degli accessori, in cui io cerco di provare gli accessori che per me sono i più fondamentali a bordo e sono più curiosi anche, un po' più rari da trovare, e quindi oggi vi voglio parlare della sacca stagna dell'Orange Marine, che appunto è uno di quegli elementi che secondo me, se dovesse funzionare realmente, non può mancare a bordo, perché comunque a bordo sono situazioni in cui, stando per mare, può capitare un colpo di mare, un'onda, uno schizzo, un oblò dimenticato aperto e quindi abbiamo, mentre sciacquiamo la barca, entra dell'acqua in cabina e rischiamo di bagnare cellulari, documenti o portafogli, comunque cose che non possono essere bagnate. Questa sacca si presenta come un prodotto che può risolvere questo problema perché al loro interno gli strumenti, tutto ciò che inseriamo, rimane perfettamente asciutto anche in caso di tempesta, pioggia o appunto colpi di mare. La domanda è: funziona? Vale la pena comprarla? Lo scopriamo adesso facendo un breve test. Dunque, amici, questa è la nostra sacca, come vi ho fatto vedere poco fa, iconico il disegno col logo di Orange Marine, che a me ricorda un po' anche quello di Masterchef. E andiamo ad aprirla. Vediamo, in questo caso il mio formato è quello da 20 litri, e non so se riesco a farvelo vedere, ecco qui, è da 20 litri, ma ci sono formati che vanno dai 3 fino ai 30 litri, quindi c'è un'ampia gamma scelta per tutti. Qui abbiamo le istruzioni per l'uso nella porzione anteriore e poi andiamo a vedere l'interno come è fatto. Semplicemente è un tubo cavo, praticamente, che riusciamo ad aprire del tutto. Il materiale è una gomma PVC come se fosse un tubolare e come potete vedere è anche abbastanza grande, quindi è abbastanza capiente, 20 litri è più che sufficiente per l'utilizzo comunque per una barca di medie dimensioni. Andiamo a vedere come funziona e facciamo anche un test. Dunque, funzionamento è semplice, va semplicemente ripiegato questa porzione anteriore, superiore, che è rigida. Dobbiamo ripiegarla 4-5 volte su se stessa, quindi andiamo a ripiegarla. Dopodiché ci sono questo gancio che abbiamo da una parte e quest'altro che si chiudono, quindi andiamo a fare un po' di forza e si chiude in questo modo. Adesso la mia borsa è nuova, quindi non ha ancora quell'elasticità tale che mi consente di utilizzare e di assumere una forma idonea, anche perché è vuota, però diciamo che questa è una forma finale che può assumere. Quindi riusciamo anche a trasportarla così. Ha una maniglia molto comoda che è abbastanza resistente e in più cosa abbiamo? Abbiamo queste due fibbie che abbiamo qui ai lati. Queste due fibbie le possiamo agganciare come vogliamo, perché possiamo tranquillamente, abbiamo dei ganci qui sulla parte inferiore, dei ganci sulla parte superiore, anzi la parte media con questa maniglia, e dei ganci anche qui dove si chiude la sacca. Quindi ad esempio andiamo ad agganciarla qui in basso e andiamo anche a metterla qui in alto. Se agganciamo anche l'altro, andiamo a vedere che si può trasformare praticamente in uno zaino. Ecco qui, uno zaino praticamente stagno, impermeabile, in cui possiamo far contenere tutto quello che vogliamo. Ovviamente le aste sono regolabili, le fibbie, quindi possiamo personalizzarla come vogliamo e come ci è più comodo. Andiamo a sganciarle perché facciamo una prova di resistenza. Più che resistenza, andiamo a fare una prova di tenuta, vediamo se veramente è stagna e veramente impermeabile come dicono, e quindi se può essere utilizzato a bordo senza alcun problema. Quindi riapro di nuovo il gancio e srotolo. Voglio farvi vedere solo le istruzioni, mi avvicino un attimo alla camera per farvi vedere le istruzioni, che sono appunto in francese, in italiano, inglese, tedesco e spagnolo, quindi anche in questo caso, come la confezione di Orange Marine, sono multilingua. Andiamo quindi a fare un test. Io mi prendo il nostro carissimo rotolo di carta Scottex che ha fallito il test con il protettore della Gustavo Cecchi, ma qui mi sembra la soluzione ideale perché, dato che la carta assorbe qualsiasi grado di umidità praticamente, e quindi ha fatto fallire il test la Gustavo Cecchi, che poi faremo un altro aggiornamento in settimana, quindi vediamo come si è comportato, vado a mettere i fazzoletti all'interno della sacca.
e poi vado a richiuderla. Quindi ripetiamo l'operazione. Sono abbastanza convinto che una volta presa la mano comunque è molto più semplice chiudere, anche perché appunto la gomma prende una sua forma e riusciamo a... è tutto molto più pratico. Andiamo a fare questo verso qui. Dopodiché prendiamo e richiudiamo. Ecco qui. Adesso sono riuscito a chiuderla anche meglio, appunto la forma è più adatta. E adesso andiamo ad immergerla. Andiamo ad immergerla e vediamo quanto resiste, più che a quanto resiste, se resiste sul serio e se i fazzoletti che tireremo fuori dopo sono veramente asciutti. Andiamo quindi a prendere un secchio, il nostro bellissimo e fedelissimo secchio della Lefite, e che facciamo? Prendiamo la sacca e la immergiamo all'interno. Adesso io non l'ho chiusa benissimo, quindi si è fatta una bolla d'aria, ma la mettiamo all'interno e la innaffiamo praticamente, riempiamo il secchio e vediamo se resiste veramente. Prendiamo il nostro tubo dell'acqua e andiamo ad innaffiare. Io vorrei, penso si veda comunque in video, che metto anche un po' di pressione, mi sto facendo la doccia, però va bene lo stesso. Io purtroppo non sono stagno. Ecco, vediamo, sale anche di livello, quindi la bolla d'aria funziona, la sacca galleggia. Ma proviamo a fare una prova di carico e vediamo anche il secchio della Lefite come si comporta a pieno carico, quindi con i suoi 20 litri di volume massimo. Andiamo. Adesso è nuova la sacca, quindi non penso riesco a farvelo vedere, ma comunque il tubolare, il PVC qui della sacca è idrorepellente, quindi riesce a far scorrere le gocce d'acqua e a facilitare anche l'asciugatura. Siamo arrivati al volume massimo, chiudo l'acqua e proviamo a fare qualche test. Dunque, cosa è successo? La bolla d'aria della borsa fa in modo che galleggi e quindi abbiamo un po' di difficoltà. Proviamo anche a mettere la testa sotto, quindi nella zona dove è chiusa qui, dove c'è l'anello di chiusura, e la immergiamo. La immergiamo e attenzione all'acqua che ovviamente esce. E proviamo anche a rigirarla. Quindi vediamo, facciamo un po' di confusione. Fortunatamente oggi c'è il sole, quindi posso immergere le mani con più tranquillità, perché nel mese di dicembre comunque non è che è consigliatissimo stare con le mani in ammollo. Direi che è sufficiente. Io provo ad immergerla proprio a forza, ma vedete, risale sopra senza alcun problema. Quindi adesso ci asciughiamo noi, mi asciugo io, asciugo un attimo l'esterno per non falsificare il risultato, perché potrebbe essere bagnato e quindi magari io con le mani bagnate vado a bagnare, inzuppare il fazzoletto all'interno. Quindi mi asciugo un attimo le mani, aspettiamo un attimo la borsa, mi faccio una passata con un pane in microfibra e vediamo come si è comportato, se funziona veramente e se i fazzoletti quindi al momento sono asciutti e non dico al caldo, però comunque protetti. Dunque, le mani sono abbastanza asciutte, c'è ancora un po' d'acqua sopra la borsa, ma proviamo comunque a vedere come si è comportata. Quindi andiamo a sganciare questa fibbia e srotolarla. Srotolarla. Andiamo a vedere all'interno. Dunque, diciamo che io vi anticipo che un fazzoletto nella porzione iniziale, il primo fazzoletto, si è bagnato. Vengo a farvelo vedere e questa parte qui c'è solo un bordino. Spero si riesca a vedere. Qui che è bagnato, si è inumidito, ma la parte sotto è perfettamente asciutta. Andiamo a vedere anche gli altri. Tiro fuori. Attenzione. Eccoli qui. Facendo attenzione a non farli bagnare. Gli altri due invece sono perfettamente asciutti. Sono
perfettamente asciutti, quindi mi verrebbe da dire che l'errore mio è stato nel mettere questo fazzoletto troppo in alto. Quindi, sì, perché questi altri due sono come nuovi, possiamo usarli tranquillamente. E in pratica io ho messo il primo fazzoletto, gli altri due erano qui, praticamente a questa altezza qui, ma il primo aveva la fascia superiore che arrivava a questa parte che si è piegata e quindi probabilmente, visto anche l'interno che è bagnato, probabilmente la sacca si bagna fino ad un certo punto. Dopodiché il discorso di ripiegarlo tante volte fa in modo che non possa superare questa barriera che loro che si viene a creare praticamente. Quindi io vi posso consigliare di metterci sì i documenti, magari per sicurezza in un file di plastica, comunque quelli, come posso dire, portadocumenti praticamente, e di fare qualche piegatura in più. Quindi anziché farne 4, 5, magari farne proprio 6 e ripiegarla maggiormente. Perdiamo un poco di volume, ma riusciamo a essere tranquilli perché comunque, come vi ho detto, la parte di sotto riesce perfettamente a tenere all'asciutto i documenti, quindi documenti, fogli, cellulari. Questo può essere utile anche, io penso, più una sacca da 3 litri, per esempio, che ha una barca piccola, all'interno ci può mettere documenti e portafoglio e cellulare. Chi ama anche la pesca, per esempio, che possono andare tranquillamente in mare con prodotti del genere. Al momento sembra funzionare, con questa piccola precauzione comunque di mettere di mettere quindi i prodotti, ciò che noi vogliamo utilizzare, che vogliamo tenere all'asciutto nella parte inferiore. Il design è questo qui, ovviamente Orange Marine non poteva avere un colore diverso dall'arancione, ci sono diversi formati, questa da 20 litri sul sito dovrebbe avere un prezzo di listino di circa 13 euro, quindi comunque un prezzo abbastanza concorrenziale vista la grandezza, che una volta ripiegata noi consideriamo allora questo volume qui, volume di 20 litri, e riusciamo a metterci molte cose all'interno. Io ve la consiglio, vi consiglio anche di prendere quella più piccola magari, come vi ho già detto, e fatevi anche voi qualche prova preventiva giusto per conoscere il modo di ripiegare. Ma sono, come già vi ho detto anche prima, dell'idea che con qualche test in più riusciremo, questa è la prima volta che io la utilizzo, è ancora tutta piegata dall'imballaggio, potremmo imparare meglio ad utilizzarla e poi acquisisce anche la forma, quindi riusciamo a portarla con più comodità. Amici, per ora con la sacca stagna dell'Orange Marine noi abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto io vi invito a mettere un like e a condividerlo e a far conoscerlo ai vostri amici. Se avete qualche dubbio potete tranquillamente contattarmi scrivendo un commento o alla pagina Facebook che vi metto in descrizione. Sia riguardo la sacca stagna, quindi se volete fare qualche altra valutazione, se volete farmi fare qualche altro test, proviamo a farlo se nelle mie possibilità. In più, se avete qualche prodotto che volete testare, che volete conoscere, basta contattarmi e faremo una recensione, quindi vedrete le recensioni prossimamente sempre su Pulizia Barca. Alla prossima!